Viaggiare è camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino. Sono Ileana, ho 22 anni e voglio raccontarvi della mia avventura negli Stati Uniti, alla scoperta di un'importante pagina di storia della mia terra. Il viaggio ha sempre fatto parte di me. La voglia di andare, di scoprire l'altrove, è qualcosa che mi porto dentro da quando ero bambina. E dopo questo viaggio, forse ho capito che è una questione di genetica, qualcosa che ho nel sangue da più generazioni. Sono lucana, e noi lucani di viaggi ne sappiamo un bel po'. Eccomi qua. Sono pronta. Destinazione Stati Uniti d'America. Sicuramente starete pensando ai grattacieli, al ponte di Brooklyn, alle luci sgargianti di Times Square. Certo, ma se invece vi dicessi Lucania? C'è un filo che lega la Lucania all'America ed è più solido di quanto pensiate. Ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato a Castellago Pesole, in un museo speciale, quello dell'emigrazione lucana. Un luogo che racconta di viaggi molto diversi dal mio. Racconta di uomini e di donne coraggiosi ed il mio viaggio è proprio nelle loro storie ed in quelle elite lucania che sono in America. Atterrata a Newark, vengo subito accolta dal calore della mia famiglia americana. Mi sveglio a Totowa, vicino Paterson, la città della seta che in passato è stata meta di tanti emigranti e dove ha vissuto per oltre un secolo una comunità arrivata da Monte Scaglioso, in provincia di Matera. Insomma, una Little Lucania. I profumi della cucina si mescolano al caffè. Loro sono i miei cugini, Rocco e Angelo. Sono qui dal 1969. Cresciuti nella piccola sartoria dei genitori, emigrarono poco più che ragazzi per un viaggio di sola andata. Nei primi del Novecento fu lo zio Pietro a partire, aiutando tutta la famiglia rimasta in Italia. Siamo imbarcati a Napoli sulla Michelangelo, che allora era una nave di lusso, era la seconda nave nel mondo dopo la Queen Elizabeth. Una nave era formata a tre classi, tre categorie di posti. Quella inferiore era quella economica, e poi c'era quella media e poi c'era quella di lusso. Noi, siccome non avevamo soldi, eravamo in quella povera, eravamo proprio sotto vicino ai motori, la notte nemmeno si poteva dormire perché si sentivano i rumori dei motori. E dovevamo stare a quel livello, non potevamo andare nell'altro livello. Ma un giorno io, un ragazzo calabrese che avevo conosciuto sulla nave, ci siamo avventurati in quella dell'alta classe, dove c'era la piscina. Ci siamo seduti lì, ci sentivamo due star di Hollywood, no? Ma dopo un minuto è venuto l'inserviente e subito ci ha domandato con uno sguardo che già sapeva la risposta, dice: a quale classe appartenete? Noi ci siamo alzati e ce ne siamo andati e detto: non vi fate vedere più da queste parti. Quindi Angelo, tu avevi 12 anni quando sei arrivato qui e sei dovuto andare a scuola. I primi giorni è stato troppo difficile, mi ricordo che
mio cugino mi ha portato a scuola per il primo giorno, così mi portava dal preside, dalla maestra. E siccome che non sapevo la lingua, mi hanno affidato una ragazza calabrese che mi faceva l'interprete. E così ho cominciato piano piano. Ogni giorno andavo in un'altra aula per insegnare l'inglese. E così piano piano. Poi un giorno sono stato chiamato dal direttore di scuola, e il direttore era siciliano. Mi disse: ma tu quando ti imparerai a parlare inglese? E dice: ancora mi sono ruotato, dammi tempo. Allora piano piano ho cominciato a scrivere e tutto. E poi il resto è tutta storia. Ad oggi, che cosa rappresenta per voi la Basilicata? La Basilicata, l'Italia per me è la mia madre terra. Mi ha dato il Natale. Mi considero anche gli Stati Uniti il mio padre, perché mi ha dato il pane. E ce l'ho tutto due nel cuore. Le storie spesso si intrecciano, ma non sono mai uguali. La creatività degli italiani, quella che oggi chiamiamo Made in Italy, ha permesso a tanti lucani di affermarsi in America. È la storia di Michele e Angelo Musillo, padre di Irene e Dolores. Emigrò nel 1920 da Monte Scaglioso a New York, diventando un raffinato sarto e disegnatore per le dive di Hollywood. Mi accolgono due signore molto eleganti che a loro volta hanno avuto ruoli e riconoscimenti importanti nella società americana. Mio padre era sarto, lavorava in una sartoria molto 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 famosa che si chiamava Knees. Lui disegnava i tailleur e fabbricava i tailleur. E in questa sartoria aveva una clientela molto celebre. C'è una piccola storia che lui ci ha raccontato una volta, che lui ha fatto un tailleur per l'attrice Marlene Dietrich. E un giorno, alcuni anni dopo, che lui camminava nelle strade di New York, ha visto Marlene Dietrich con il tailleur che lui aveva fatto. E lui l'avvicinò, come uomo del vecchio mondo, col cappello in quei giorni, ha detto, non so, buongiorno signora, signorina, Marlena, whatever, non so. E lei, che voleva essere sconosciuta, non gli ha risposto, ha detto, non so cosa dice. E lui ha detto, lo dico questo in inglese perché lui l'aveva detto in inglese: I may be mistaken about the person, but I'm not mistaken about the suit, because I made it. Mi raccontano della loro vita familiare in un ambiente molto stimolante e creativo, di certo diverso da quello in cui hanno vissuto altri migranti. Con gli amici che avevano i nostri genitori, molti erano musicisti. C'erano alcuni che cantavano opera, altri che suonava la chitarra, mio padre col pianoforte, e suonavano molta musica italiana, cantavano le opere. Quindi in queste situazioni con gli amici c'era molto molto della cultura italiana, perché da questa gente, non tutto di Monte Scaglioso, però di altre parti d'Italia. Durante la guerra, che noi eravamo molto giovani, ricordiamo che mia madre faceva pacchi per mandare alla nostra famiglia. E questi pacchi erano scatole grandi. Ricordo che ha messo caffè, zucchero, molta stoffa per fare vestiti. L'altra cosa che ricordo è che la tristezza degli italiani americani, perché l'Italia era
è nemico. E questa era la nostra tragedia per molti italiani e americani. E ricordo anche che quando ricevevamo lettere dai nostri parenti, c'era la censura. Molte volte c'era una pagina e forse metà della pagina era tutto in nero e non sappiamo cosa avevano scritto. Non si poteva vederla. Le saluto portando via con me una bellissima storia di successo e riscatto, una storia densa di orgoglio e determinazione. Ma l'America è New York. Mille volti in un minuto, naso sempre all'insù e tombini fumanti. Il cuore della Manhattan che conta, batte forte. Questa è la terra delle grandi opportunità, dove puoi fare davvero tutto ed avere la tua occasione. È qui che incontro Arturo Petrozza, top manager di un prestigioso brand. La sua è una storia che appartiene alle nuove mobilità. Arturo, cosa ci fa un giovane lucano come te proprio qui a Manhattan? Vivo qui a Manhattan da 7 anni e mezzo e lavoro per la Pepsi e mi occupo di strategia. Sono venuto qui il 1° gennaio 2010, ricordo, per frequentare un Master in Business Administration alla Columbia University e subito dopo sono rimasto qui per lavoro. Ho lavorato prima in un'azienda di consulenza strategica che si chiama McKinsey. E dopo 5 anni mi sono trasferito alla Pepsi e appunto, come dicevo prima, mi occupo ora di strategia. In un libro ho letto che hai citato il tuo bisnonno, che emigrò qui proprio 100 anni fa, però sì. Sono due tipi di emigrazione molto diversi tra loro, no? Sì, sì, sì. Lui un migrante economico, tu un vero e proprio cervello in fuga. Sì, sì, naturalmente sì, hai detto bene, sono due tipi di storie molto diverse. Diciamo, lui purtroppo è stato costretto a lasciare Montescaglioso nei primi anni del Novecento, l'ha dovuto fare appunto per questioni economiche e per volersi affermare, avere anche lui quindi una vita professionale comunque che Montescaglioso a quel tempo non poteva permettere. Lui, il suo viaggio, il suo arrivo qua era totalmente diverso, lui è dovuto arrivare in nave, ci ha impiegato 2 o 3 mesi come facevano tutti quanti gli emigranti di allora, doveva passare tramite Ellis Island. Per me è una storia talmente diversa, per fortuna, quindi io appunto non la chiamerei neanche emigrazione. Io mi ritengo un cittadino globale, sempre in movimento sono approdato qui negli Stati Uniti in questo movimento continuo. Sono venuto qui perché cercavo appunto delle esperienze professionali che mi appagassero e gli Stati Uniti, come ben saprai, offrono tanto e per questo sono qui oggi. Quindi un cittadino globale, un sì, top manager affermato, però vedo che non hai dimenticato le tue radici, sono delle tracce di Montescaglioso per tutta la casa. Sì, 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 naturalmente. Io sono molto legato, appunto, prima magari non ho finito la frase, sono un cittadino globale molto legato alle sue origini e alle radici, al paese di provenienza. Io ho vissuto 19 anni a Montescaglioso e successivamente comunque, pur avendo vissuto a Milano, in Svezia e ora negli Stati Uniti, sono sempre stato legato, sono sempre rientrato molto spesso per le varie vacanze estive, vacanze di Natale e per altri eventi che mi hanno portato quindi a rientrare a Montescaglioso molto spesso. Una mattina uggiosa mi porta nel Long Island, la lingua di terra dove il mare ti scorta e ti incanta per tutto il viaggio. Raffi e Nick mi prelevano come bodyguard, sono padre e figlio, due giganti buoni che non fanno che raccontarmi dei loro viaggi in Italia e delle sere d'estate trascorse a Montescaglioso. Il grigiore
del cielo scompare quando appare Grace. Incantevole ed elegante come sempre, mi abbraccia emozionata, sento il suo cuore battere forte e mi racconta subito della cena di beneficenza organizzata per gli ospiti. Il profumo del pane appena sfornato invade la casa e la vista delle olive e dei salumi lucani non mi sorprende affatto. Amazing Grace, dice il cartello. In realtà lei è Graziella Rizzi, l'anima, il fuoco sempre acceso della famiglia Gallipoli, la sposa di Nicola. Loro il sogno americano lo hanno realizzato mettendo in piedi un'importante realtà imprenditoriale, oggi portata avanti da 4 figli orgogliosi di essere lucani. Quando io sono partito la prima volta, il biglietto l'ha fatto Bogliuccio Gallipoli. È costato 250.000 lire perché non era una nave grande, era una nave piccola e siamo andati non alla seconda classe, non alla terza classe, siamo andati alla prima classe a Bascio. Allora io e mia sorella siamo partiti il 22 ottobre e la nave era SS Homeland, ma non è stato facile a lasciare la mia casa triste. Siamo stati sulla nave 14 giorni e mio cugino è venuta alla nave e ci ha preso, ci ha portato dalla zia, una bella accoglienza, ma non era la casa mia. E pensavo sempre a mamma e la famiglia. Allora, la sera, ho detto a mia sorella, andiamo indietro. Ha detto no, dormi, domani mattina ti devi sentire meglio. So, grazie a Dio, a poco mi sono rassegnata e dovevo chiamare a mio marito. 6 mesi e è venuto e abbiamo incominciato la vita in America. Sentita come a casa, coccolata da una nonna vera ambasciatrice delle tradizioni e della cultura lucana, capace di trasmettere valori e radici. Porto con me il suo profumo, quell'accento insolito e la profondità della sua anima. La curiosità mi porta nel cuore di una Little Italy nel Bronx, Arthur Avenue. Oggi chi ci abita è per lo più di origine ispanica. Ma quando entri nei piccoli negozi, scopri che ci sono ancora tanti italiani.
mi accompagna Marisa, che qui ci viene spesso per comprare il pane e i tipici salumi italiani. La gentilezza e l'ospitalità fanno parte di questi luoghi e noi ne approfittiamo per un piccolo spuntino. Marisa Bocchi è figlia di emigranti lucani e sogna una casa per le vacanze proprio nel piccolo paese in cui hanno vissuto i suoi nonni. Vivere in una famiglia italiana, lucana, che cosa ha significato per te? Significato la tradizione che abbiamo portato dall'Italia. Prima di tutto la famiglia è più importante di tutto. E anche il cibo. Il cibo rappresenta quando mamma era piccola, come mangiava in Italia, in Montescaglioso, e allora ancora cucino così, anch'io cucino così. Anche i figli miei voglio che scrivo tutte le ricette così anche loro possono cucinare così. Ma quello sono importanti, la famiglia, le tradizioni, Natale, quando stiamo insieme, facciamo come si face, penso che si face in Montescaglioso così, forse no, ma noi continuiamo a fare le tradizioni di quando è venuta mamma qui, 1951. Quindi ti senti molto orgogliosa delle tue radici? Sì, mi sento molto orgoglioso. Ma non soltanto io, tempo che passa sento di più orgoglioso, non viene soltanto da me, viene da mio marito, perché lui è molto orgoglioso che io parlo, cucino italiana e poi ci sono i figli miei. Loro amano l'Italia, vogliono imparare di più, parlare, cucinare, le tradizioni, le radici, sì. E hanno mai visitato la Basilicata? Soltanto Tyler, e lo piace tanto, vuole ritornare. Rachel vuole andare anche lei e io voglio ritornare. Molti discendenti dei nostri emigranti sognano di tornare nel luogo delle origini, un luogo che normalmente non conoscono o che hanno conosciuto solo per brevi periodi di vacanza. C'è invece chi una volta arrivato a New York ha sentito che quello sarebbe stato il suo angolo di mondo e tuttora vive lì dove la vita lo aveva portato molti anni prima. Vi parlo di Sario Petrozza, il cui destino lo ha portato a Paterson quando, giovanissimo, partì salutando famiglia ed amici. Quella sera del 1958 che ho lasciato Montescaglioso, ho migrato, dunque eravamo qualche prossimamente 20-30 persone là, tutti i cugini, i parenti che noi non stiamo partendo. Dunque, quella sera cominciava a far freddo, però io stavo senza cappotto. So che cosa è successo. Io mi mettevo nella macchina, era la macchina dove tutti si nardi, che mi dovevano accompagnare alla stazione di Montescaglioso. Dunque, un cugino mio che si chiama Antonio Colonna, Antonio Unuciar, mi ha acchiappato e mi ha tirato indietro, ha detto: Saria, ma dove vai? E di che c'è l'America? America, e senza cappotto vai. Non tegne. Volevo trovare una scusa. Comunque ha detto: no, 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 tu non puoi partire da così. Tu devi portare un cappotto. Si è tolto il suo cappotto e me l'ha dato a me. Ma un cappotto speciale. Perché quindi. Quando già stava in due esercizi e teneva un cappotto buono, io mi sappato,
Quando abbiamo fatto, stavamo facendo la traversata, tutti stavano come chissà che erano venuti a fare le vacanze in Italia, e stavano belle sedute ai divani, sulle terrazze. Veramente io stavo camminando da sola e quando gli ho visto questo coso in terra, questo soldo, e gli ho messo il petto su, che due ore gli ho fatto la penitenza con il petto su, anzi che mi vedeva qualcuno che io me lo pagliava, io non sapevo c'è ieri questo soldo, quando era un valore. Veramente poi sono riuscito che se due, e mi ha chiesto gli ha pagliato questo coso due. Ma state zitti che poi è chiuso in cucetta, mi credeva che era fatto un affare. E ho domandato a quello che stava con il medico, Giuseppe, ma questo due quanto vale? Dico che da nudo. Dico, ho fatto il sacrificio, due ore, e come che non vale niente? Dici niente, però, dico che da, non ti dimenticare, 100 di quello fanno un dollaro. Ah, dico, se... E lo dice, azza, è l'iniziativa di qualcosa, dico. Viaggio mi porta ad incontrare un personaggio davvero importante, non solo perché è il presidente della Fondazione della Statua della Libertà e di Ellis Island, ma anche perché è figlio della mia terra, la Lucania. Mister Briganti mi riceve nel suo ufficio di Manhattan. È un uomo cordiale e molto paterno. The entire world owes you the renovation of the Statue of Liberty and also the building of the Ellis Island Museum. So, how did you come up with this idea? La Statua della Libertà doveva essere ristrutturata nel 1986 in occasione del suo centenario. Ellis Island, che è situata non molto lontano, era diventata un tutt'uno con la Statua della Libertà nell'immaginario collettivo americano, dal momento che gli emigranti la costeggiavano in nave. In realtà non arrivavano direttamente ad Ellis Island, attraversavano il fiume per Manhattan, scendevano dalla nave e se avevano viaggiato in terza classe venivano messi in quarantena e portati ad Ellis Island per accertamenti. Dopo aver terminato la prima ristrutturazione della Statua della Libertà, abbiamo trasformato Ellis Island in un museo che ne raccontava la storia dal 1892 al 1954. Successivamente l'abbiamo ampliato per proseguire dal 1954 fino ad oggi, poiché molta gente continua ancora ad arrivare in America. From 1954 to the present. Because a lot of new people are coming to America. Ora stiamo tornando indietro fino al 1550 per raccontarne l'intera storia. When you return to Grassano in Basilicata, how do you feel? Provo una grande emozione. Ci sono stato solo una volta e durante tutta la mia vita ho sempre sentito parlare di Grassano da mio padre e dai miei zii. Quando sono arrivato ero davvero emozionato e ho subito cercato la casa della mia famiglia. Ho cercato la chiesa madre in cima alla collina dove un mio prozio era stato parroco. Ho visitato il centro storico della città ed è stato emozionante pensare come sarà stato vivere lì per secoli. Mister Briganti mi invita a visitare il museo e così mi ritrovo sul battello con i pensieri che corrono veloci. Penso a quanti sono sopravvissuti a quel lungo viaggio in nave, intravedendo nella nebbia del mattino quel simbolo di libertà, che ai loro occhi era anche un simbolo di speranza per quella nuova vita che li attendeva. Thank you.
indietro in punta di piedi, come se avessi paura di svegliare qualcuno, come se potessi solo guardare, immaginare. Questo è un luogo dove hanno convissuto dolori, delusioni, ma anche sogni e speranze. Tutto sembra irreale, ma nello stesso tempo vissuto. Puoi riuscire persino a sentire le voci e i battiti dei cuori ansiosi, l'odore del gesso che segnava le giacche ed il profumo della minestra. Tutti quei cuori battevano all'unisono, formando una volta fuori di lì piccoli gruppi, quartieri e comunità. Come quella di Paterson, una little Lucania per tanti anni alimentata da un luogo vitale, la società di mutuo soccorso San Rocco, Monte Scaglioso. Me ne parla Raffaele Venezia, che ha fatto della sua caffetteria una piccola Lucania. E ricordo la data che arriviamo a New York, con la nave, qui in Anna Maria, però Brooklyn non era forse per noi, e allora si pensò di contattare la società San Rocco di Paterson. Proprio il nostro, ricordo che ho venuto qua l'altro giorno, Nicola Di Chio, ci troverò la residenza, un appartamento, proprio di fronte a loro, era vuoto. Mio padre aveva con sé $140, l'affitto era $90. Quindi, e però ci mettiamo subito a lavorare, pagavano settimanalmente. E tramite molti della società San Rocco ci siamo introdotti nel lavoro. Ricordo questo particolare che per comprare i letti, eccetera, per accomodarci, ce l'hanno regalato tutti. Raffaele, quando siete arrivati in America, che ruolo ha avuto la società San Rocco di Paterson? Per noi fu un appoggio abbastanza buono, ma molto meglio di buono, formidabile, perché ho conosciuto tanta gente che già conoscevo, no? E sentivo un po', diciamo, molto coraggio, ho visto tutto l'insieme, c'era la vita associativa, era aperto tutti i giorni, io sono stato membro al primo giorno, mi feci socio, si facevano molte feste, feste di vita associativa. Si faceva la festa annuale per San Rocco, si usciva la statua di San Rocco per le strade di Paterson il 16 agosto, oppure una data vicino il 16 agosto, e si percorreva dalla chiesa di Sant'Antonio, dove tuttora è custodita la statua di San Rocco, per le vie della 20ª Avenue, la Madison Avenue, la 21ª Avenue, e poi si arrivava davanti alla la società sulla Lewis Street, che tuttora oggi porta il nome anche di Monte Scaglioso Street. La società San Rocco è ancora lì dove è nata nel 1928 ed è ancora un punto di riferimento importante per la comunità. Angelo Andriulli mi accompagna, mi racconta dell'associazione e di un luogo in cui il tempo pare si sia fermato. Un luogo vissuto, in cui sono cristallizzati i sentimenti, i valori e le tradizioni. Angelo, che cosa rappresenta oggi il Club San Rocco? Il Club San Rocco per noi è un punto di ritrovo, per noi montesi che stiamo qua in America, è stato un punto di ritrovo anche per tutti gli emigranti che sono venuti da Monte Scaglioso negli anni passati. E quindi in quei tempi molti che venivano qua in America non sapendo la lingua inglese, non parlando inglese, venivano qua e si ritrovavano in questa associazione con tutti, si poteva parlare mondese, come si dice. Poi anche perché ci fa sentire veramente orgogliosi di essere della nostra Monte Scaglioso. Siamo lucani, anche se sono qua in America da molti anni. Comunque mi è sempre rimasta questa cosa che io voglio essere parte della Lucania, parte della Basilicata, parte di Monte Scaglioso. Si
Si possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita, senza mai scalfire la superficie dei luoghi, né imparare nulla dalle genti appena sfiorate. Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare, chiunque abbia una storia da raccontare.